Salve a tutti voi, questa trasmissione è interamente dedicata a un convegno organizzato il 20 aprile a Reggio Emilia dalla Federazione Regionale dei Pensionati della CISL assieme ad altre strutture della CISL e al Comune di Reggio Emilia. Il convegno era intitolato Tina Anselmi, il contributo delle donne alla costruzione del bene pubblico. Gli interventi sono stati di Luca Vecchi, il sindaco di Reggio Emilia, di Anna Vinci, biografa di Tina Anselmi, di Pierluigi Castagnetti, ex parlamentare che ha dato un ricordo politico di Tina Anselmi, di Marisa Maroni, presidente dell'ANTES di Ferrara, che a sua volta ha ricordato l'impegno sindacale e politico di Alessandra Codazzi, una importante sindacalista e prima partigiana di Reggio Emilia, e l'intervento di Liliana Ocmin, responsabile nazionale delle donne CISL. Ha presieduto Loris Cavalletti, segretario generale della FNP dell'Emilia-Romagna. Ci sono donne che ogni giorno cambiano la storia. E Tina Anselmi, che vedete sorridente alle mie spalle, è proprio una di queste donne, capace, caparbia, onesta. Il suo resterà un esempio importante, non potrebbe essere altrimenti. Iscritta giovanissima all'Azione Cattolica, staffetta partigiana appena 17 anni, poi sindacalista nella CISL, deputata della Democrazia Cristiana dal 1968 al 1992, prima donna ad essere nominata ministro, istituì il Servizio Sanitario Nazionale e varò la riforma psichiatrica. Guidò la commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica di Licio Gelli e non si fermò neanche di fronte a pesanti intimidazioni. Una donna riservata e salda nei suoi principi, che ha vissuto la politica e la vita come servizio alla collettività. Il Duomo, gremito di persone, tanto che anche il sagrato stentava a contenerle, è una sfilata di rappresentanti politici del presente e del passato venuti a Castelfranco Veneto a rendere omaggio ad una donna che non è stata solo la prima rappresentante del gentilsesso a sedere al tavolo del Consiglio dei Ministri della Repubblica, ma anche una combattente partigiana dalla parte delle libertà, sempre, nel promuovere la legge sulla parità dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, nella stesura della più importante conquista dei cittadini il Servizio Sanitario Nazionale e poi anche con lo stesso spirito di servizio nell'accettare lo scomodo incarico di presiedere la commissione che indagò sulla P2. Rappresentante di un mondo politico diverso e più rispettoso delle idee di tutti, anche se fu lei stessa a dire che frecciate e sgambetti non mancarono mai da parte dei parlamentari uomini e che le conquiste vanno perseguite e preservate perché nulla è per sempre quando si tratta di diritti. Sui diritti delle persone, sui diritti di cittadinanza, sul diritto di dignità delle donne. È stata per tante, tante di noi un simbolo, un riferimento, ma molto vicino, molto concreto, molto umano. Non è mai stata sul piedistallo, è sempre stata in mezzo alla sua gente. Tina Anselmi e Sandra Codazzi, perché avete scelto di realizzare questo convegno? Abbiamo pensato a questo convegno per ricordare due grandi donne, Tina Anselmi, prima presidente, prima ministra della Repubblica Italiana, presidente della Commissione P2, e la reggiana Alessandra Codazzi. Entrambe, la Codazzi e la Tina Anselmi, sono state sindacaliste e poi hanno fatto la scelta della politica. Il ricordarle assieme ai ragazzi della scuola Matilde di Canossa, con al tema al centro della fotografia del lavoro visto dai giovani, ha un significato importante di comunicazione dell'esperienza che queste due donne hanno fatto rivolte ai giovani, per dire ai giovani che si può fare con il coraggio, con la fede, con l'impegno si può cambiare la realtà. Queste donne, a partire dalla resistenza, a partire dal lavoro, a partire dalla loro fede, del loro impegno, hanno dimostrato che il mondo può essere cambiato dalle donne. E noi abbiamo bisogno, proprio in questo momento particolare, che più donne si impegnino, che più donne siano al centro della vita politica, sindacale. In questo c'è un collegamento anche con la nostra segretaria nazionale Anna Maria Furlan,
e credo che dalle donne venga un contributo molto importante. E quindi questa iniziativa in questo luogo così prestigioso come il Consiglio Comunale di Reggio Emilia, dove è stata istituita la bandiera italiana, ha un significato anche di dare valore a questa testimonianza, e noi siamo grati al sindaco, al comune di Reggio, di averci dato questa opportunità di ricordare queste grandi persone in un grande luogo. Beh, Reggio Emilia non poteva sottrarsi dal rendere possibile un confronto pubblico che peraltro inaugura anche l'avvio delle celebrazioni per il 25 aprile nei confronti di due importanti figure, ma in particolar modo di Tina Anselmi, che è stata tante cose, è stata impegnata nella resistenza, è stato un politico, un sindacalista, ma è stata una grande italiana. Appartiene a una generazione che ci ha riconsegnato la libertà e che ha costruito la democrazia, e a cui credo dobbiamo molto, e dobbiamo soprattutto la necessità di avere la giusta consapevolezza di un testimone di valori e di principi che ci viene consegnato e che dobbiamo portare avanti per tenere viva e in buona salute la qualità della nostra democrazia nel nostro paese. Ci può dire perché è importante ricordarla oggi? Oggi è importante ricordarla, e diciamo che è importante ricordarla sempre, ma con più ragione qui a Reggio Emilia, per la storia della città, la città che ha avuto la medaglia appunto per la sua storia partigiana, e poi siamo a ridosso del 25 aprile. In poche parole, non è facile, vogliamo usare alcuni aggettivi: coraggiosa, determinata, rispettosa delle istituzioni, partigiana, ha sempre considerato il potere come un modo per essere al servizio dello Stato, e la sua vita ha dimostrato che si può essere coerenti, si può essere brave e raffinate politiche ed essere persone per bene e trasparenti. Di Tina Anselmi ormai sono state dette tante cose, tutte appropriate. È stata la prima donna ministro, è stata un ministro, una ministra come si dice oggi, una ministra che ha lasciato il segno, soprattutto quando ha gestito il Dicastero della Sanità. Sono state fatte leggi importanti ancora oggi. È stata, prima ancora, è stata una donna partigiana, una staffetta partigiana a 16 anni. Fare una scelta così impegnativa, così rischiosa a 16 anni è molto, non è da tutti. E poi è stata appunto presidente della commissione P2, ma è stata una di quelle donne che all'interno della Democrazia Cristiana era particolarmente vicino all'onorevole Moro. Ricordarla oggi vuol dire ricordare anche questa figura del suo maestro politico, appunto Aldo Moro, nel 40° anniversario della sua uccisione. È importante la connessione fra il magistero di Aldo Moro e il protagonismo politico di Tina Anselmi, perché non la si capisce Tina Anselmi se non si capisce che cos'è stato il moroteismo, che è stato un filone culturale che ha attraversato la politica italiana e che ha conformato la politica italiana. Ma poi è importante perché oggi qui assieme a Tina ricordiamo Sandra Codazzi. Entrambe sono state staffette partigiane, entrambe sono state sindacaliste della CISL, entrambe sono state prima dossettiane e poi morotee, entrambe parlamentari. E il ruolo di Sandra Codazzi è un ruolo che ancora non le è riconosciuto, ma è stato veramente notevole all'interno del movimento sindacale e all'interno del Parlamento italiano. È stata una senatrice che ha contribuito, ha concorso assieme alle colleghe parlamentari a definire la mappa dei diritti moderni e contemporanei delle donne italiane. Quindi è giusto ricordarla e soprattutto sottolineare le connessioni con la figura di Tina Anselmi. Sandra Codazzi in un minuto. Una donna normalissima,
forte nelle sue posizioni e credeva che il mondo si può cambiare con la partecipazione di tutti, perché questa è la democrazia, altrimenti non è democrazia. L'Ordinamento Nazionale delle Donne oggi qui a ricordare Tina Anselmi, quale lezione per il futuro? La passione e la determinazione delle donne di cui il nostro paese ha tanto bisogno. Penso che anche accompagnando questa intergenerazionalità abbiamo una grande responsabilità come donne impegnate nel sindacato, nelle associazioni, nella politica per lasciare speranze e futuro necessario per i nostri giovani.